Claudio Burlando diventa sindaco di Genova il 3 dicembre del 1992, sostituendo Romano Merlo appena dimesso per lo scandalo dei biglietti gonfiati all'Expo. Era il suo vice sindaco nella giunta quadripartito dopo essere stato consigliere comunale dal 1981 e assessore ai trasporti della seconda giunta Cerofolini dal 1983 al 1985. È l'enfant prodige del PC, figlio di un camallo del porto, ingegnere elettronico, impiegato all'ELSEG, amico di Massimo D'Alema. È stato anche segretario provinciale di partito nella fase chiave della Bolognina. Con lui, a decine di anni di distanza da Gelasio Adamoli, un sindaco leggendario, un comunista, torna a Palazzo Tursi e a capo di una maggioranza di sinistra. Il mandato di Burlando è uno dei più brevi, almeno nella storia moderna, del Comune di Genova. Dal dicembre del 1992 arriva sino al maggio del 1993, quando il giovane sindaco è costretto a dimettersi perché l'inchiesta della Procura della Repubblica di Genova sul sottopasso di caricamento e sul posteggio di Piazza della Vittoria lo raggiungono con accuse pesanti. Cadranno tutte completamente, ma Burlando è costretto a farsi una settimana nel carcere di Pontedecimo e poi un periodo agli arresti domiciliari, prima che il GIP lo rimetta in libertà. Sarà completamente prosciolto in istruttoria, addirittura risarcito con 60 milioni di lire per l'ingiusta detenzione, ma il trauma del suo arresto è stato fortissimo. Burlando firma le dimissioni e provvisoriamente le redini del comune restano in mano del consigliere repubblicano Alfio La Manna, il più anziano, prima che il governo nomini un commissario, Vittorio Stelo, per gestire l'ordinaria amministrazione e preparare le elezioni anticipate completamente nuove, perché intanto è arrivata la nuova legge delle elezioni dirette dei sindaci. Burlando non rientrerà più in consiglio comunale e questo resterà il suo cruccio, avere interrotto così bruscamente il suo mandato. Diventerà addirittura ministro dei trasporti nel governo Prodi. Questa volta il periodo è stato un periodo più lungo, cioè ci sono ancora tante cose a metà, però insomma, se devo dire la verità, il senso di un lavoro compiuto c'è. E poi per 10 anni presidente della regione Liguria, oltre che ovviamente deputato per 3 legislature alla Camera e responsabile degli enti locali per l'economia del suo partito, ma sindaco mai più. La sinistra non è stata travolta a Genova da una richiesta di cambiamento, l'ha governata. Sei perso la tua trasmissione preferita? Rivedila sul nostro canale YouTube. Primocanale.it, la TV della Liguria. On demand.